Cari amici, oggi siamo a Masrola di Borghi, in provincia di Forlì Cesena, in uno splendido complesso di laghi di pesca sportiva, il Lago delle Querce. La stagione invernale è ormai alle porte e in queste condizioni meteo un po' avverse sicuramente la pesca nei grandi laghi o fiumi o canali diventa sempre più difficile, soprattutto per l'abbassamento delle temperature dell'acqua, e quindi i nostri amati amici pesci naturalmente non sono in attività come naturalmente nelle altre stagioni. In questa situazione ci viene in soccorso appunto le miriade di tantissimi laghi di pesca sportiva sparsi per tutto il territorio italiano, e oggi naturalmente vi presenteremo le tecniche più catturanti in questi ambienti. Lo faremo naturalmente con i ragazzi della Lenza Emiliana Tubertini Feeder, che quest'anno hanno vinto il campionato italiano per squadre di società di feeder fishing, che ora naturalmente vi presenteremo e vi faremo conoscere insieme a loro le tecniche che naturalmente sono più consigliate in questa stagione e in questi ambienti, quindi nei laghi di pesca sportiva. Siamo con Manuel Marchese, capitano della Lenza Emiliana Tubertini Fide, che quest'anno ha vinto appunto il campionato italiano per società. Tra l'altro per Manuel è una stagione sicuramente da incorniciare, perché ultimamente hai vinto anche il regionale Emilia Romagna a Feeder, hai vinto la super selezione per la nazionale, hai fatto parte quindi della, hai vestito anche la maglia azzurra, sei arrivato quarto nel primo club azzurro, quindi hai buone possibilità di far parte anche della prossima nazionale. Speriamo, insomma, ma al di là dei risultati, diciamo, personali, sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto come gruppo, come team, siamo cresciuti molto, e poi questo ultimo titolo per società ci tenevamo tantissimo, ci teneva tantissimo la società, e sicuramente siamo stati aiutati anche dal cielo, e non serve che vi spiego il perché. Bene, Manuel ora ci spiegherà la tecnica del metodo. Tu naturalmente è una tecnica che la esegui solo in inverno, giusto, lontano dalle competizioni, perché questa tecnica, vogliamo spiegare che nelle competizioni non è ammessa. No, esatto, questa tecnica è una tecnica che è molto redditizia in laghi commerciali come questo, in queste strutture di pesca sportiva o gare, che ci sono comunque delle gare dedicate alla pesca specifica al laghetto, e diciamo che il method è una delle tecniche di pesca che in queste strutture qui funziona di più, diciamo. Noi appunto come azienda Tubertini abbiamo anche noi i nostri prodotti specifici per questo tipo di pesca, e oggi li impiegheremo, e mi auguro che i pesci collaborino, perché di solito i pesci ci vogliono bene a noi. Ma allora mi dici un attimo la montatura e l'attrezzatura che è per questo tipo di tecnica? Sì, per questo tipo di tecnica, questa pesca qui, ho prediletto la Concept Feeder Light da 11 piedi, che è una lunghezza consona appunto a questi tipi di pesca. Stiamo aspettando la 10 piedi, perché è ancora a livello di progettazione. Sì, sempre azione light, ma non fatevi trarre l'inganno dal nome light, perché insomma dopo vedrete in pesca, hanno una bella dose di potenza queste canne qui, pur essendo molto progressive, molto, molto belle da utilizzare. Insomma. La canna, ho visto, hai abbinato i nuovissimi mulinelli Concept, giusto? Sì, assolutamente sì, ho abbinato il nuovissimo mulinello Concept nella taglia 6005, abbinato al mio monofilo prediletto, che è lo spinner dello 024, e su questa scelta qui ho optato per il nostro round in line. In questo pasturatore qui, così rotondo, è molto semplice l'azione di pesca appunto per inserire i nostri pellet, che basta appoggiarlo sopra e dargli una leggera pressione con le mani, e si vede che appunto i pellet rimangono senza staccarsi. Adesso non ho ancora innescato, perché non abbiamo ancora visto i pellet che utilizzerò da innesco, ma li vediamo poi dopo. Ho preparato diverse soluzioni, abbiamo il method classico con appunto il suo stampino, che anche questo basta riempire lo stampino e con una leggera pressione
dopo lo vediamo sicuramente meglio in pesca. Un'altra soluzione sempre della nostra attrezzatura che noi proponiamo per questo tipo di pesca sono i Porkis della Nisa, che sono dei pasturatori secondo me molto molto validi, hanno in più questo elastico ammortizzatore inserito nel loro interno che aiuta notevolmente a non slamare i pesci, soprattutto quando si utilizzano degli ami senza ardiglione, che in queste strutture qui sono, diciamo, consigliati e molte volte obbligati. Anche e qui anche si qui va a caricare appunto il nostro supporto con del pellet, si fa una leggera pressione con le mani e si lancia in acqua. Io in queste strutture qui di solito prediligo un innesco alla betaina nel diametro da 6 mm e di solito è molto catturante, molto funzionante. Speriamo che anche qui in questo lago qui i pesci lo prediligano e anche questo lo scopriremo dopo nella pescata. E l'innesco è molto semplice. Chiaramente bisogna utilizzare un amo con occhiello montato ai rig con le bite band, con i gommini, dove si inserisce appunto il pellet. Poi si va a caricare il pasturatore con una leggera pressione. L'amo sparisce completamente, l'innesco sparisce completamente all'interno del pasturatore, il pasturatore si lancia in acqua e speriamo che appunto i pesci abbocchino. Qui solitamente la pesca method è una delle pesche che per il nostro tipo di pesca rende di più, lo scopriremo oggi pescando perché personalmente non ci ho mai pescato e adesso vi faccio vedere come personalmente preparo i nostri pellet, l'halibut e la betaina nelle varie dimensioni, esatto, da 3 e da 2 mm e da 3 e da 2 mm. Allora prendiamo l'halibut, premium halibut da 3 mm. E io di solito di questo ne utilizzo una matriosca da mezzo litro. Hai già delle dosi per sì, capire. Sì, assolutamente sì, io di solito, chiaro, con queste dosi qui ci faccio 3 pescate. Dopo, difatti oggi siamo in 3 qui in questo box e poi li dividerò con i miei compagni. Allora, mezzo litro da 3 mm. Pellet alla betaina sempre da 3 mm, ne metto un po' di meno, perciò un quarto di litro, cioè la metà della dose. L'halibut da 2 mm e ne metto anche di questo un quarto di litro. E del green betaine dal 2 mm ne metto un quarto di litro. Quindi un mix sia di sapori che di dimensioni dei pellet. Assolutamente sì. Tutto questo mix di pellettato gli do una girata a secco e poi tutto questo lo bagno con un ottavo di litro di acqua, come bagnare una pastura. E lo tengo girato per almeno un paio di minuti.
questo modo assorbe l'acqua. Adesso in questo momento qui sono ancora molto, molto asciutti e bagnati solo superficialmente praticamente. Adesso l'acqua. Loro piano piano, tenendoli mossi per almeno 2-3 minuti, iniziano a tirare l'acqua e a rilasciare le loro parti oleose. Difatti sono molto, diciamo, oleosi come pelle. Bene, ora dopo la preparazione dei pellet passiamo alla pastura. Sì, perché sempre per la nostro tipo di pesca a method, in queste strutture qui, dove consentita, è molto catturante anche la pastura, sempre abbinata all'innesco o di un pellet o addirittura con del mais o due o tre bigattini. Dopo comunque nella pescata pomeriggio poi lo vedremo. Allora, lo potete vedere, sono passati un paio di minuti e il pellet inizia ad avere la consistenza e il suo incollaggio naturale, che poi permette di rimanere sul supporto del method. Passiamo alla preparazione di mezzo chilo di sfarinato, che penso che sia più che sufficiente per pescare in questa struttura. Io solitamente in queste strutture qui, come usiamo del pellet tendenzialmente al gusto di pesce, utilizzo questa nostra pastura, che è una pastura dove al gusto di pesce, con addirittura delle conchiglie della spirulina macinata e di una grana molto sottile, che si presta benissimo a questo tipo di utilizzo. La bagnatura della pastura è molto molto semplice, si può utilizzare anche qui un po' d'acqua e si bagna come si bagna un normalissimo sfarinato. Dargli la giusta consistenza, quindi anche in questo caso per poter aderire al metodo e non disperdere durante il lancio. Assolutamente sì, dovrà avere la sua consistenza, adesso ancora molto asciutta. Chiaramente queste operazioni qui bisogna dargli il tempo di assorbire tutta l'acqua agli ingredienti. Poi, una volta impastata, si può passare su un setaccio da 4 mm per togliere tutti questi tra virgolette grumi che si formano nella bagnatura, così, diciamo, grossolana e veloce, che stiamo facendo in questo momento. Passiamo sul setaccio da 4 mm. Made it past the iron gate, down that lilac tree trail to my in a potions came over me like the sea under an Antarctic moon. You know, potions came over me like the sea under an Antarctic moon. Yeah, her potions came over me like the sea under an Antarctic moon. Ora siamo con Michele Capoccia, un altro componente della squadra che ha vinto quest'anno il CIS di Feeder. Michele ci illustrerà un'altra tecnica che si utilizza molto spesso nei laghetti, il pellet feeder. Sì, ciao Giuse, ciao a tutti. Stiamo usando il large pellet feeder da 30 grammi, e una montatura molto semplice, viene montatura inline, giusto? Inline, sì. Viene fermato con uno stopperino di gomma, poi viene messa la lenza madre dentro. E questo stopperino? L'utilizzo è creare l'autoferraggio. Praticamente si blocca il pellet feeder quando il pesce mangia, si autoferra. Praticamente. Come finale cosa ha usato? Poco. Come finale cosa ha utilizzato? Il finale ho messo un trecciatino dell'Oracle, e, perché rispetto a un filo del 25 è molto più sottile, ha la stessa tenuta e non si rompe, perché molte volte usando un nylon sottile con l'autoferraggio il colpo è molto forte. Si rischia di rompere il monofilo. Rischia di strapparlo, esatto, molte volte. Sto usando la Concept, la Medium Light,
una 13 piedi, perché pescherò a metà canale, a metà lago, scusate l'abitudine. Medium light è una canna molto, molto morbida, è una canna con una parabola molto progressiva. E, quindi idonea anche a lanciarla a lunghe distanze, se la necessita si può lanciare anche oltre 50 metri con questo attrezzo, giusto? Sì, io ho stellato, pesco oltre i 50 metri con questa canna. Ho utilizzato lo Slam, che è un mulinello altrettanto leggero, per praticamente in mano non si sente l'attrezzatura che uno utilizza. E che monofilo hai caricato? Predator del 25. Michele, naturalmente pellet feeder, lui prevede l'utilizzo sia di pellet e di bigattini in colla, giusto? Esatto. Oggi pescherò con i bigattini in colla, però ho preparato anche i pellet per il metro. Qua verrebbe messa l'esca e poi verrebbe richiuso ancora di più. Il pranzo è servito. Ora siamo con Paolo Zaffani, il terzo componente della squadra, naturalmente vincitrice del CIS di Feather Fishing, il quale ci spiegherà una tecnica un po' particolare, forse non proprio adatta in questo tipo di stagione, però veramente una tecnica che in laghetto è molto catturante. Devastante, soprattutto nel periodo estivo, quando le carpe tendono ad aggallare per il calore. Questo è un Chumers. Con la tecnica del floating feeder si carica facilmente con la pastura. Quindi l'azione avviene strettamente in superficie? Praticamente nel primo strato d'acqua, nel primo metro, metro e mezzo d'acqua. Bisogna tentare di fare aggallare il pesce il più possibile. La pastura si usa a grana leggermente grossa per far sì che a contatto con l'acqua si sciolga subito e lascia andare le particelle. Le carpe vengono attirate da queste particelle e troveranno il nostro innesco ad inganno con un finale in genere di 40-50 centimetri. Allora, come attrezzatura per fare questa pesca non ci vuole, visto che lanciamo pesi relativamente leggeri e non a enormi distanze in genere, soprattutto in laghetto, come attrezzatura io sto usando la nuova Concept Light da 12 piedi, veramente un attrezzo fantastico, molto leggero. I nostri impagabili Todd della Ryobi 6500, delle vere macchine da guerra, perché sono eccezionali, affidabilissimi e poi hanno un rapporto di recupero veramente di 5 a 1, veramente elevato, quindi si fa anche velocità, soprattutto per chi fa agonismo d'estate o anche solo per puro divertimento, affidabilità 100%, veramente non va mai in difficoltà, e poi avendo la bobina molto ampia si riesce a raggiungere anche alcune distanze veramente che con altri mulinelli si farebbe veramente fatica.
ultimo componente della squadra che ha vinto quest'anno il campionato italiano per squadre di società di Federfishing, Stefano Mariotti. Con Stefano naturalmente affronteremo, fino adesso abbiamo rappresentato le tecniche basi del laghetto, che sono il method, il pellet feeder, i chummers o il floating feeder. Con Stefano affronteremo la pesca classica. Niente, io vi farò vedere la lenza con cui abbiamo pescato appunto a Peschiera per le finali del campionato italiano. Con ottimi risultati. Con ottimi risultati, è andato tutto molto bene, era più di un mese che provavamo tutte queste cose. Niente, è una lenza molto molto semplice che ci ha permesso tramite questo elastichino che voi vedete di portare a casa dei pesci molto importanti per il risultato, perché abbiamo pescato con fili relativamente molto fini e con questo elastichino che, come vedete, fa il giro del pasturatore, non si ingroviglia, però appunto ci permette di avere quella morbidezza sulla lenza che appunto ci ha permesso di portare a casa questi pesci preziosi che ci hanno permesso appunto di vincere, insomma. Anche perché avete pescato con finali dello 09. Con finali dello 09, dal 9 fino all'11, specialmente la domenica che l'acqua si era pulita. Ho pescato molto molto fini, abbiamo rischiato perché qualche pesce è stato strappato, però insomma tutto ciò ci ha permesso, con questo accorgimento, esatto, avevamo questa riserva di elasticità in più, che avevamo appunto qualche freccia al nostro arco in più per sfruttare questo accorgimento, insomma. Abbiamo usato poi i rocket oltretutto per fare saltare sul fondo il pasturatore e andare proprio a cercare i pesci tra gli erboni del mincio. Bene, chiudiamo questa dimostrazione di Federfishing Laghetto con la squadra campione d'Italia della Lenza Emiliano Ubertini Feeder. Un saluto a tutti voi, alla prossima avventura. Saluti, ciao, 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 alla prossima!